Mi avevate già chiesto di questo ricordo. Ho mentito. Non l'ho dimenticato. Temevo che ne avremmo tratto la lezione sbagliata. Ma quest'uomo ha vissuto molte vite e ha molto da insegnarci. Eppure, quando venne da noi, era poco più di un ladruncolo. Viveva alla giornata nelle strade di Baghdad, sognando un futuro migliore. Non soltanto per sé, ma anche per tutti gli emarginati che vedeva soffrire. Perché visse in un'epoca d'oro, nel cuore e nello splendore del califfato abbaside. Ma sotto quella patina dorata si nascondeva la corruzione. L'ordine degli antichi si fece strada per imporre la sua crudeltà nell'intera regione. Gli occulti, ci chiamavamo così, si opposero, colpendo i nemici dall'ombra. Un conflitto eterno. Secoli fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq. Rese onore al credo, lo mise in dubbio. Così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Forse anche noi verremo messi alla prova come lui. E temo che accadrà molto presto. Calma, Basim. Respira. Era ancora il Jin? E cosa voleva il nostro amico stavolta? Strapparmi le carni dalle ossa. Divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora il suo tocco sulla pelle. Come al solito. Dovresti esserci abituato. Lascia perdere il Jin per ora. È un nuovo giorno e il lavoro ci chiama. Derwish ci ha lasciato un contratto. Per chi? Ancora loro. Faremmo più soldi vendendo acqua a un cammello. Dai, Nihan. Dov'è il tuo senso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare. No, però arricchisce lo spirito. Ti aspetto fuori. L'ho detto subito a Nihal che non saremmo riusciti a venderla. Ma lei ha voluto rubarla. Mi chiedo perché si interessi tanto a queste vecchie chincaglierie. Le ombre si sono allungate. Non facciamo aspettare Derwish. O ci toccherà un'altra predica. Questi contratti. Derwish te ne ha proposto un certo numero ormai. Sa che può contare su di me. Hai la sua fiducia, questo è chiaro. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Dovrei averli convinti. Che lo dimostrino allora. Tu ti prendi i rischi e in cambio ottieni poco o niente. Sono liberatori, Nihal. Non mercanti. Conosco la storia. Ma il prezzo della libertà dovrebbe bastare a sfamarci. Oh.
parlando del contratto. Non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Mi sto solo preoccupando per te, Sadiki. Per me non è un problema affrontare i nostri oppressori, come fanno gli occulti. Ti vedi già come un futuro grande eroe? Il nuovo Gilgamesh? No. Sono solo il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua vita al bene della sua gente. Finendo umiliato e dimenticato. Ma mi onora sentirti dire che posso puntare così in alto. Non mi tirerò indietro. Non è affatto quel che ho detto. Il senso era quello. Che folla! Ci deve essere qualcosa di importante. Il califfo è stato convocato al palazzo d'inverno. Quella folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. Ah, forse oggi c'è qualcuno in vena di donazione. So cosa vuoi dire. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se il contratto non ci sfamerà, ci penserà il califfato. Quel mercante ha lasciato la borsa sul tavolo. Puoi iniziare con quella. Via, prima che se ne accorgano. Vieni qui! Preparati. Li sceglierò io. Occhio attento e mano lesta. Un duo formidabile. Là, il tizio esuberante. Deve avere qualcosa di valore. Piano, piano. E laggiù, a quel banco. Lei ha del denaro. Sei davvero il predone di Anbar. È invidia quella che sento? Certo, o gran ladro di borselli. Non ti sopporto. Su, Peruisce ci sta aspettando. C'è Basim! Buona giornata. Sembrano tutti vispi. Mi chiedo che... Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone. Ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi. Mangiate. E cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida. Lei usa molto burro. Già, proprio così. Sembri stanco. Stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore, ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Non chiedono niente di più difficile. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califfo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Baghdad. Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo.
Porta qui il libro mastro. È in fretta. Non abbiamo parlato del compenso. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti. Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. Ho visto tutti i soldati entrare in parata nel palazzo d'inverno. Avevano spade e lance. Sì che le avevo. Sono soldati. Non hai nessun altro, Basim. A quanto ammontava tutto il carico ricevuto? 16 casse, un forziere, mezza dozzina di borse. Restano solo 3 casse, a quanto indica il libro mastro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte. Prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Aspetta qui. Cosa? Ehi! Se dovessero vedermi, fuggirò. Io sono più agile di quelle guardie. Chiusa. Poco male. Niente paura. Ehi! Prendi questo! Eccoti qui! La prossima volta non ti andrà così bene. Thank you.
badate a me. Ma in caso di problemi saremo... Che strano. Allarme! Abbiamo compagnia! Ma chi? Bene. Credo sia quel che sto cercando. Chissà quali segreti ci sono qui dentro. Forse riuscirò a strappare al vecchio Derwish qualche dettaglio sul contratto. Ancora tutto intero, vedo. Ma è stata una passeggiata. Oh, quanta superbia trasudi da tutti i tuoi... Degli occhi in città ci farebbero comodo. Vedrò che posso fare. Ha un'aria importante. Potresti tirare sul prezzo. Shh. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dall'orni. Siete una di loro. Ecco, pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Paga il ragazzo. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più. Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Basim. Se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Perché insisti? Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione. Ho altro da offrire al mondo, oltre alle mie dita svelte. Solo che il mondo non lo sa. Quasi, Jazib. Che cos'è? Ah, è la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi... beccano a frugare tra le loro cose. Allora mi considero fortunato. Questo odore... Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Ah, sì, quello nero. Molto bello. Delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo.
Ti ringrazio, Jasib. Che cosa hai in mente? Vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Sempre che ti stia bene lasciarti guidare, una volta tanto. Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? Certo che no. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a Jasib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim, ma stai dipingendo un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Eccolo lì. Il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Qui. Attenderemo che faccia buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino? Beh, prima di poter cantare vittoria dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Si è fatto buio. Vieni. Nihal! Ti aggrappi alla mia coda, Basim. Sei saggio. So che odi restare da sola. Vedo delle guardie da quella parte. Resta allerta, va bene? Salsa di limetta con melagrana e limone. Ho già la cuore. Prudenza! Non ci tengo a restare qui più del dovuto.
Hai visto gli ospiti? Che strani costumi. Chiudi quella porta, altrimenti ci farai passare dei guai. Ah, bene. Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro. Cosa c'è adesso? Fa silenzio ora, non russare. Hai trovata la chiave? Il califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve. Eccoli qui. Vieni. Perdi qua. Il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Presumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, califfo. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte... niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione. Arriva qualcuno. Di qua. Via libera. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi. Venderne un solo frammento frutterebbe un mucchio d'oro. Per caso non hai un piccone con te, vero? Va bene, Basim. Apri, ruba, scappa. Basim, presto! Basim! Tutto lo sono bravo a smarmare il sassi.
hai, dammelo! No, no! Hai una vaga idea di quello che mi faranno. Vi prego, io mi dispiace. Questa è tutta colpa tua. Basta! Vi prego! Tonto delinquente da quattro soldi! No! Corri! Nihal, aspetta! Padre! Prendetelo! Il califfo è morto! Ehi! Trovate il moccioso! Ora cadrai! E qui non si passa! Mi serve una mano! Nessuno potrà superarti! Abbiamo fatto. Ehi, ma che? Non ci vorrà molto. L'ha stato codando. Prova a seminarmi. Cosa credeva di fare? Devo ritrovarla. Probabilmente è tornata a casa. Agite con naturalezza. Sei qui! Nihal! Basta! Ti prego! Che cosa vuoi da me? Calma. Calma, Basim. Nihal. Non proprio. Stai bene? Ottimo. Perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio,
è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo. È stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione, ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. Basim, distogli lo sguardo. Non c'era niente che potessimo fare. Niente. Se il califfo fosse vivo, questo non sarebbe successo. Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim. L'idea del furto a palazzo è stata tua. Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi. Io ti ho salvato. Tu li hai uccisi. Sei stata tu. Veniva da quella parte. Spero di non rivederti mai più. Presto! Sono tutti morti. Ma ero io quello che cercavano. Io non posso restare qui. Non posso. Fermati, affrontami! Fermo! È lui? Credo di sì. Molto bene. Muoviti!
cosa volete fare? Non pensare. Nuovo giorno, un'altra prova. Dovrei tornare. Si fiderà di te. Eccoti qui. Sei pronto? Io credo di sì. Cerca di non pensare a ieri. Oggi è un altro giorno. Vestiti e potremo iniziare. Forza, Basim. Come hai imparato? Sì, maestra. Sembri in forma oggi, Basim. Continua così. Calmo, Basim. Calmo. Solta! Ho visto abbastanza. Riproveremo domani. Ero pronto! Lo leggo nei tuoi movimenti. Tu ti distrai facilmente. Il balzo della fede è una prova cruciale nel tuo percorso di iniziazione. È uno dei riti più antichi e sacri della confraternita. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Abbraccia la paura, placala, trova la pace e lasciati andare. Sì, maestra. Forza, torniamo al campo. Posso chiedervi una cosa? Puoi. Quella volta, al palazzo di Anbar, ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati, membri dell'ordine. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva nemmeno i loro nomi. Com'è possibile che l'uomo più potente di Baghdad sia tanto asservito a degli sconosciuti? L'ordine ha regnato su uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli. Con la loro capacità di persuasione, i membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un burattino. E lo stesso varrà per chiunque gli succederà. Il califfato è schiavo del loro potere. Basim, vai da Fulad e chiedi se gli serve aiuto. Continuerai l'addestramento più tardi. Sì, maestra. Hai visto il mentore Raihan al campo? Si prepara a ricevere l'emissario dei Tairidi, maestra. Grazie. Salute, Tabid. Salve, Basim. Cosa ti turba? Per la verità, sono frustrato. L'ordine non ha fatto che rafforzarsi a Baghdad dopo la morte del califfo. E noi indugiamo su questa montagna. Il mentore Raihan sa di certo il fatto suo. Forse dovrei fidarmi di più.
Hai visto Fulad? Sarà nel suo ufficio, come al solito. Ora devo tornare al mio lavoro. A più tardi. Ti farò sapere. Molto bene. Ah, che cosa c'è nell'angolo qui? Un piccolo disegno? È la mia firma. Dimostra che l'autore sono io, non Al-Hassan. O peggio, Abu Jafar. Scherzo, naturalmente. Addio. Ah, Basim. Come stai? Sì, Enkidu. Ora si mangia. È intelligente. Ma intelligenza dovrebbe fare rima con pazienza. Mi ricorda qualcuno. Avete parlato con la maestra Roshan? Abbi pazienza. Sii grato per i tuoi progressi. Farò tesoro delle vostre parole. Roshan mi ha chiesto di vedervi. Ah, sì. A Rebecca servono strisce di cuoio. Puoi andare a recuperarle nel deposito? Lo farò, Fulad. A dopo, allora. Non mi serve. È difficile trovare qualcosa qui. No, non è una striscia di cuoio. Califfato, stanno iniziando a metterci pressione. Forse? Vuoi dire l'ordine, Aban? Io posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli e se voi insisterete nel dare loro aiuto, noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Senza di essi siamo ciechi. Comunque sia, il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Vengo per avvertirti. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Capisco, Aban. E così i Tahiridi che governano questa terra sono tutto ciò che si frappone tra Alamut e un attacco su vasta scala. Una pace fragile. Quanto può durare? Come va la costruzione? Il lavoro è molto più lungo del previsto. Deve essere frustrante. Il mentore Raihan è saggio, ma parla della montagna come se fossimo destinati a costruirci sopra. Seguiremo i suoi dettami con pazienza. La maestra Roshan dice che non devo essere ansioso di tornare alla città della pace. Io non avrei alcuna fretta. Baghdad è diversa ora. È molto, molto pericolosa. Rebecca? Basim, stai per caso vagando per il campo senza meta? No, ho questo cuoio per te, va bene?
Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Ecco il tuo pugnale. E la tua spada. Sono orgogliosa del mio lavoro. Questa lama ha carattere. Ha mai creato qualcosa che non fosse unico? Sono in debito con te. Non pensavo di ricevere nuove armi. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere tagliente. Roshan diceva che devi addestrarti ancora. Mostrale la tua nuova spada, allora. Sono ansioso di farlo. Come va il tuo addestramento, Sadiki? Nur mi ha mostrato una nuova presa per il coltello e la mia mira è migliorata. Lanciandolo in questo modo, fende l'aria con rapidità e precisione. Devo ricordarti come si usa un coltello? Così, molto bene. Il tuo esempio mi spinge ad allenarmi. È questo lo spirito, Sadiki. Molto bene. Ci vediamo domani. Basim, devi imparare a combattere. Ero sorpreso quando Rebecca me l'ha data. La spada non è un'arma rozza per un occulto. Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada. Ma tu come la userai? Sono qui per apprenderlo, maestra. Sei davvero qui? Beh, sì, credo di sì. Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? È un enigma. No, è la differenza tra la vita e la morte. Tieni gli occhi su di me e girami intorno. Non dare mai le spalle al tuo avversario. Sì, meglio. Mostrami i tuoi affondi veloci. Bene. Sì. Ti sto aspettando. A volte dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Resterai scoperto. Quindi agisci con tempismo. Avanti! Così! Molto bene! Eccellente! Passiamo alla difesa. Puoi parare gli attacchi dei tuoi nemici. Dopo alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Para i miei attacchi ora. Oh, sì! Molto bene.
eccellente. Non possono essere parati alcuni attacchi. Dovrai invece schivarli. Stai pronto. Molto bene. Stai imparando. Ben fatto. Ora proviamo un combattimento libero. Mostra ciò che hai appreso. Ehi, sveglia! Non devi pensare a nient'altro. Prendi questo! Cosa credi di fare? Abbiamo finito per oggi, Basim. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. L'apprendimento richiede azione e quiete in parti uguali. Ti sei dedicato all'azione. Ora cerca la quiete. Non devi avere fretta. Sii paziente. Fallire fa parte della tua crescita. Ripensa a queste parole e torna più forte. Sì, maestra. Lo farò. Bene. A più tardi. Presto Ahmad tornerà alla casa della sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. So quanto sei legato a tuo fratello. Presto avremo altre notizie. Poi potremo agire. La pace sia con te, Abu Jafar. Io sono Ahmad. Ahmad, le mie scuse. Non preoccuparti. Vieni a scaldarti vicino al fuoco. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Per Baghdad, per la Casa della Sapienza. La Casa della Sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare. La scienza non aspetta. E inoltre compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra gli studiosi. Fulad, racconta a Basim la storia della piuma. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore della Duat. Noi siamo tenuti all'umiltà e al rispetto del nostro ruolo. Noi siamo i messaggeri della giustizia, non i giudici ultimi. Chi vuole affiancarmi nella ronda stasera? Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ti sono grato. Andiamo. Stai arrivando, Basim? Ascolterai le storie più tardi. Posso confidarmi con te? Sai che puoi. Re Raihan si stava rivolgendo a un emissario. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Siamo al sicuro qui, ad Alamut. Non saprei, ma non invidio chi attaccherà questo nido di aquile. Come va la ronda? Ad Alamut è tutto tranquillo. E io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Inizieremo da lì. Grazie. Vieni, Nur. Seguimi. Sei ansioso di ricevere la tua iniziazione? Sì, è come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Io non ho dormito la notte prima della mia cerimonia. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero.
Tutti temiamo l'ignoto, ma ciò che è ancor più ignoto ci attende oltre l'iniziazione. Parli dell'ordine? Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti. Lei è Maja. Magnifica. Presto ne avrai una tutta per te. Fulad mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E non era un complimento. Ha visto qualcosa? Seguimi. Sono dietro di te. Dobbiamo essere rapidi. Sono d'accordo. Tu, fermati! Ehi tu, fermo! Ora ti ammazzo! Ora ehi tu, alt! Ora ti vedo! Non mollare, reagisci! Ricorda la testamento! No! Non puoi sfuggirmi! Qui! Sei lì! Sì! Nessuna pietà! Allora, dammi forza! Non erano bersagli di legno, vero? Non è per quello. Questa spada. Che cos'ha? I mercenari di Baghdad usano queste armi. Dobbiamo avvertire gli altri. Mercenari di Baghdad. Come lo sai? Basim ha riconosciuto la fattura della spada. Io gli credo. Fallo entrare. Come sai che quegli uomini erano di Baghdad? Sono cresciuto in quelle strade e ho visto quelle armi molte volte. Da vicino. Dietro ogni mercenario ci sono gli ordini di un mandante. Sì, e dobbiamo scoprire in fretta di chi si tratta. Torneremo a Baghdad e chiederemo aiuto a Ali ibn Muhammad. Ah, certo, il capo degli Zanj. È uno stolto, folle pericoloso. Forse, ma è uno dei nostri pochi alleati a Baghdad. Ci servono sia lui che i suoi uomini. Tornerò io a Baghdad. Vada Ali, scopri se erano uomini dell'ordine. Lo farò. Allah sia con te. Allah sia con te. A presto. A presto. Yeah.
Pace sia con te, Basim. Devo andare da Al-Hasan. Mi aspetta. Allora, come ti senti in questo lieto giorno? È strano, Al-Hasan. La mia mente è più calma di quanto mi aspettassi. Il mio spirito non è in tempesta. Anzi, è calmo e quieto. Perché ti sei dedicato all'addestramento e non hai lasciato nulla al caso? Ecco, Basim. Ora ne sei degno. È un grande onore. Immagino che tu lo sappia. Roshan e gli altri mi stanno aspettando. A presto. E grazie, Al-Hasan. Quanto vorrei dare anche solo una rapida occhiata dentro la caverna. Come ti senti, Basim? Pronto a spiccare il balzo. Voglio che tu sappia che è stato un onore osservarti nel tuo percorso di novizio e di uomo. E io vi sono grato per avermi indicato la via. È stato un onore. Vieni, le tue vesti attendono. Ah, ti donano molto. Vieni, è giunto il momento. Cosa avete provato quel giorno tanto lontano? Ero nervoso. Avevo i palmi madidi di sudore e le gambe mi tremavano. Riesco a immaginarvi tremante. Permettimi di confessarti un segreto in questo grande giorno. Avere coraggio significa agire quando si è in preda alla paura. Basim Ibn Shaq, sei pronto a cambiare vita per sempre e a percorrere la via delle ombre? Sì. Sei pronto ad abbandonare ciò che credevi di essere? Pronto a sacrificare tutto ciò che più ti era caro? Lo sono. Non dimenticare le regole che hai giurato di rispettare. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Nasconditi in piena vista. Non compromettere mai la confraternita. Allora, dall'oscurità, entrerai nella luce. E dalla luce tornerai nell'oscurità.
Basim ibn Ishak. Ora seguirai la via dell'Aquila. Benvenuto, occulto. Sei morto e sei rinato. Ora, affrontami da mio pari. Prendete questo! Cosa userò per colpire? Mi avete addestrato bene, Roshan. Il pugnale o la spada? Lo studente che finalmente affronta il maestro da sola. Loro quando succede. Aiutatemi! Nor! Fa piano e risparmia le forze. Ha viaggiato in tutta fretta. È fuggito da Baghdad. Ecco, bevi. Ali è sparito. Lo hanno preso di notte. Chi è stato? L'ordine. Portatelo nella mia tenda. Se Ali è sparito, siamo ciechi. Ora calerà il buio sui movimenti dell'ordine a Baghdad. Dobbiamo andare a Baghdad. Roshan, Basim, andate con Fulad. Partite ora. Basim, dobbiamo proseguire. Vorrei dare un'occhiata in giro, se posso. Baghdad e i suoi dintorni mi chiamano. Molto bene, ma non tardare. Avremo molto da fare una volta raggiunto Harbiya. Cerca un giardino di graticci vicino alla moschea di Shari. È lì che Nur stava raccogliendo informazioni. Ed è lì che ci troverai. Ora,
e mi porterà il mio cuore. Che vista familiare. Ci rivediamo, Baghdad. Mostrami cosa mi sono perso. Inizio ad avere fame. Che cosa vedi? Mm.
Così questo è uno studio degli occulti. Mi aspettavo un tugurio. Alcuni lo sono, altri vantano superfici dorate. Qualunque sia lo spazio occupato, l'importante è mantenere la nostra segretezza. Qui possiamo stare tranquilli. Trovato qualcosa di utile? Niente che indichi dove si trova Ali. In ogni caso, Nur era in contatto con un certo Beshi. Ricordo questo nome tra i contatti più fidati di Ali nel gruppo dei ribelli. Lavora come manovale al Porto Alto. Verifica se è in zona. Potrebbe avere informazioni sulla scomparsa di Ali. Ho trovato qualcosa. Nur ha disegnato una mappa del distretto. Ha indicato la zona delle fattorie a nord. Cosa c'è lì? Sostenitori dei ribelli. Se Nur ha visitato la zona, allora seguiremo questa pista. D'accordo. Non sono indizi chiari, ma almeno sappiamo da dove iniziare. Fulad e io cercheremo di scoprire altro. Sii cauto. Aguzza la vista, Enkidu. Fammi usare i tuoi occhi. Forse il moratore di quel gruppo è Beshi. E chi finirà a terra troverà una mano pronta a rialzarlo. Ci hanno perseguitati, divisi. Eppure siamo ancora qui. E finché avremo vita, noi continueremo a lottare. Perciò affilate le lame. Pregate Allah affinché vi guidi. Poiché oggi io vedo una grande vittoria all'orizzonte. Sei tu, Beshi. Lavoro con Nur. Lo conosci, vero? Lo conosco. L'ultima volta che l'ho visto fuggiva dalla città. Come sta? Non bene, ma è al sicuro. Quella testa dura. Come devo chiamarti? Basim. Molto bene, Basim. Hai una lama vera oltre a quel coltello da burro che porti? Forse ti conviene recuperare subito un'arma più grande. Per cosa? Vuoi andare a cercare Ali? Non ancora. Questi sono solo la metà dei miei uomini. Gli altri sono tenuti prigionieri al porto, più avanti, sulla strada. Non abbiamo i numeri per lanciare un attacco.
Se vuoi salvare i tuoi uomini, dovremo adottare un approccio cauto. Andrò io in silenzio. Di ai tuoi uomini di prepararsi a scortare i fuggitivi. Voi altri ragionate tutti allo stesso modo. Ma è un buon piano. Mostrami la via da seguire. Va al molo. Trova Beshi. Guidami, Enkidu. Dammi la forza! Poi ti farai vedere.
all'ultimo sangue. Ehi, ma... Ehi, cosa... Che ti prende? Ma chi? Cosa? Eh? Ma chi? Bah, ti prenderò. Molte grazie, amico mio. Speravo di non farmi notare. Cosa sta succedendo? Non siamo soli. Fate attenzione. Qualcuno venga ad aiutarmi. Beh, è stato divertente. Questo era l'ultimo. Ora devo unirmi agli altri. Thank you.
Sei un portento, Basim. Faccio solo la mia parte. Insieme ci libereremo di ciò che affligge questa città. Allora dovrai trovare Al-Hul, colui che tutti nominano e nessuno vede. Che cosa puoi dirmi di lui? Cattura i nemici del califfato e li porta a scavare nel deserto. Prigionieri, ribelli, braccianti. In cerca di cosa, non saprei dirlo. Questi uomini sono stati catturati con Ali settimane fa ed erano destinati a perire tra le sabbie. Non Ali. Lui è stato portato altrove. Ci hanno marchiati e divisi. Ali era in un altro gruppo. Volevano fargli domande su di te e sui tuoi amici. Puoi mostrarmi questo marchio? A che stai pensando? Ali e Nur si sono avvicinati ad Al-Hul e lui se n'è accorto. Se troviamo Ali, potrà condurci da Al-Hul. È una possibilità, ma ce n'è un'altra. Io andrò nel luogo a cui erano destinati questi uomini e mi fingerò un prigioniero. Ma sei pazzo? Solo testardo. Ecco, prendi. Ma che cosa ci faccio? È una moneta di Hidma. Coloro che ne conoscono il valore faranno tutto il possibile per aiutarti. Io farò radunare questi uomini al mulino ad acqua verso nord. Una roccaforte ribelle. Lì sarai il benvenuto. Che Allah ti protegga. Allah ti benedica. La mia ricerca di Ali continua. Forse al distretto di Shari troverò una pista utile da seguire. So che sei un tipo pacifico, ma devi fare qualcosa. Dove sono le guardie? Questo